Buongiornata a tutti ragazzi, bentornati sulla Lucia Shiny e bentornati finalmente su Xenoverse per Aspera d'Asta con il primo DLC Battaglie Furiose. Da quanto stavamo aspettando i DLC di Xenoverse, da quanto li hanno annunciati giovedì scorso, saranno in totale 5 credo se non mi sbaglio. E verranno rilassati periodicamente. Spero che il secondo verrà rilassato a giugno perché, ripeto, per chi non mi segue su Twitch, link in descrizione, per tutto il mese di giugno sarò in vacanza, quindi non potrò fare video e live. Già ve lo dico. E niente, inizierò questa nuova avventura. Allora, il problema, non so dove si deve andare. Ok, ora possiamo iniziare i DLC. Per iniziare i DLC andate in un qualsiasi centro Pokémon e parlate con questo. Se non vi compare, ora vi spiego il motivo. Ciao, tu sei il famoso Lucia, vero? E Sir Tassa, come mi ha lasciato detto, di consegnate questo biglietto. Infatti dovete battere Tarassa con il percorso 13, se non sbaglio, che si trova fuori Vulcano Pulsar. Un attimo, grazie, Blume. Ok, perfetto. Non ha fatto in tempo a spiegarmi di cosa si trattasse, ma mi è sembrato parecchio agitato. Se non ricordo male, ha menzionato certa isola. Mi pare si chiamasse l'isola Shinobi, sì. Ed ecco qui il biglietto Shinobi, che ci permetterà di accedere all'isola dei DLC. Che sia il biglietto aereo per raggiungere laggiù? In tal caso ti basta mostrare a chi di dovere all'aeroporto Samurai Rock. Bene, quindi io l'ho fatto. Ti auguro in bocca al lupo, allenatore. Sayonara. Perfetto, anche abbia il biglietto Shinobi, dobbiamo volare, se mi ricordo come si fa, ok perfetto. Aeroporto Samurai Rock, come ci ha detto il tizio, ora dovrei trovarsi tipo qui, oddio, mi ricordo bene la mappa. Ok, qui perfetto, quindi andiamo a Leopoli. E diciamoci subito all'aeroporto. Sono proprio curioso di scoprire, sì, anche perché hanno aggiunto un boss pazzesco, un Greninja Ombra, se non sbaglio, mi sa mi sbaglio. Vabbè, lo vediamo dopo. E andiamo all'isola Shinobi. Prego, da questa parte, dai, è pronta ad avviare i motori. Ed eccoci qui all'isola Shinobi. Vi ricordo la nostra potentissima squadra sempre al nostro fianco. Abbiamo Trissot con Lanciafiamme, Lava Sbuffo, Primo Grido, Ipernova, Suronk con Fanghia, Drago Pulsa, Ripresa e Tossina. Sidion con Forza Luna, Ipernova, Divinazione e Giga Assorbimento. Sabolt, Urto Oscuro, Fulmine, Nero Pulsar e Sguardo Feroce. E Mewtwo, Assorbi Pugno, Cressi Pugno, Giardo Pugno e Psicobotta. E Luxfron con Metal Testata, Forza Antica, Terremoto e Lancia Astrale. Perfetto, siamo così com'è. E vediamo un po' cosa ci aspetta qui all'isola Shinobi. Oh, ciao Tarassacorn, ma c'è anche Bellocchio. Accidentaccio, che situazione. Io che pensavo avessimo chiuso con questa faccenda. Oh, Lucia, allora ti è stato ricapitato il mio biglietto. Meno male, abbiamo davvero bisogno del tuo aiuto. Immagino stessi trascorrendo un po' del tempo in tranquillità. Mi dispiace averti contattato con così tanta urgenza, ma vedi, devo assolutamente metterti al corrente della situazione. Anzi, sarei grato se lo facessi tu per me, Bellocchio. Certamente, compare. Allora, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa avventura, i portali attraverso cui di Erbi può accedere ad altre dimensioni sono davvero numerosi nella regione. Ebbene, c'è un piccolo particolare che ha sfuggito anche alla stessa polizia internazionale. Tali portali, in quanto fatti di pura energia, rischio di subire delle alterazioni in presenza di determinate fonti energetiche. A seguito degli avvenimenti dello Xenoverse, accaduti qualche mese fa, schedati nel cosiddetto caso Eclissi, sul pietra sembrerebbe essersi versate energie in grandi, anzi, grandissime quantità. Avete capito dove voglio andare a parare, vero? Osservate questo tempietto. Non notate nulla di diverso? Esatto, ha un colore diverso, un rosso sanguigno. Questa è una vera e propria anomalia dimensionale dovuta all'influsso dell'energia di cui poc'anzi parlavo. È assai probabile che in tre questi portali si siano annidati potenti Pokémon dagli intenti belligeranti. Da uomini di scienza, ci siamo arrogati il diritto di dar loro un nome che ne descrivesse la pericolosità. I Pokémon Furia.
creature di questi o altri mondi che, come di energia, hanno perso il controllo di sé. Da cui credo i Greninja. Ed è per questo che Apolicente Nazionale, in quanto garante della quiete dimensionale, ha chiesto a me il compito di trovare qualcuno che sedasse e sonnasse questo tipo di minaccia. Ed è così che mi siete venuto in mente voi, giovane Aulucia. Al momento, questo è l'unico portale corrotto di cui siamo riusciti a localizzare la posizione. Scusate i dettagli per il volume troppo alto. I ricercatori stanno lavorando sodo per identificarne altri, ma purtroppo è un lavoro che richiede tempo. Aulucia, sono certo che se riuscissi ad ottenere più informazioni tramite questa prima furia, la ricerca ne gioverebbe. Tuttavia, a causa dell'energia assorbita, nessuna bolla è in grado di imprigionarli. Ma non temere. Grazie a conoscenze tramandate ai cardinali, se riuscite a creare un oggetto potrebbe farcela. La Fury Ball, prendi. Sigillo Furia. Interessante. Ah, uno strumento base, perfetto, quindi posso usare quanto voglio. Quello è un Sigillo Furia, un antico artefatto che in un passato remoto veniva utilizzato per esorcizzare i cosiddetti demoni e contenerne i poteri dopo averli privati delle loro energie. Aulucia, sappi che questa potrebbe essere una sfida più impegnativa di quanto sembri. Mi raccomando, fai attenzione. Ancora una volta abbiamo affidato i sorti di questo mondo al giovane Aulucia. Tarsaco, è tempo per noi di tornare ad Edio e redigere il rapporto per Apolicea Internazionale. Andiamo, forza. In bocca al lupo, Aulucia. Ho so un pochino paura. Non potrei più utilizzare alcun rimedio. Oh no! Sono tra i Pokémon? Ok, devo proprio depositare. Allora, se si tratta di Greninja Furia, ora sicuramente sbaglierò, ma perdonatemi. Credo sia tipo buio fuoco. Scusate, non me lo ricordo, quindi se non lo so è per quello. Boh, andiamo allora. Sempre se dobbiamo affrontare subito Greninja Ombra. Ok, proseguiamo. Ah. Ho bisogno anche di Dierbi. Va bene. Eccolo qui. Ma lo devo tenere per forza di squadra? Posso toglierlo? Ok, adesso. Come sono vietati? No! Che vuol dire? No! Non è possibile! Vabbè, a quanto pare non abbiamo molta scelta. Abbiamo 6 forza Rexquim, Arrow che Sarpedo, perché a quanto pare i Pokémon, gli starter e i leggendari sono vietati, ma che bello! E va bene, speriamo ci sia almeno il level scaling, vero gioco? Vero gioco? Ed eccoci arrivati all'isola Shinobi, ma qui tipo possiamo catturare Pokémon per caso aggiungere la squadra? Non penso proprio, quindi per il momento ignoriamo tutto. Ma per curiosità vediamo chi si trova, se tante volte è interessante quel Pokémon. Growlithe. Vediamo un po' se si possono catturare. A quanto vedo c'è il level scaling, perché Rexquiem è a 60 e Growlithe a 58, quindi sì, mi sa c'è il level scaling. Buona cosa è noi. Posso catturarlo tante volte? Boh, uso una Pokéball a caso, per prova. Sì, posso catturarlo, ok. Interessante questa cosa. Sì, però non ti voglio... Ok, grazie Growlithe. Non ti voglio solo per prova. Oddio, ho detto cos'è bruttissimo, però vabbè, dettagli. Ok, interessante. Possiamo catturare i Pokémon in questa zona. Perfetto. Allora, vediamo un po' chi altro trova un Pokémon verde alto. Magmar. Ah, ok, Magmar. Non c'è molto utile. Qua si trova maggiormente Pokémon tipo fuoco, a quanto vedo. Perfetto. Non che mi interessi molto.
Ah, diciò. Meglio salvare. Meglio salvare. Ed eccoci qui, contro che Ninja Furia. Ma che bello è. Scusate per il lag, però. E che transizione, vabbè che mi lagga tutto. Speriamo ci sia level screen che sia al 60, vi prego. Ok, basta transizioni, vi prego. Basta! Livello 100. Ah, ok, siamo a livello 100 pure noi. Che figata questa cosa. Perfetto, allora. C'è nessunissimo problema. Ora che l'ho detto. Lo sapevo, cominciamo bene. Pio squarcio. Aia. Hai fatto un pochino male, sai. Un pochino male, sai. Naccia, Rex, che erano stanco di serbeccia. Perché dovete intennare con Fana? Vabbè, andiamoci di tuon'onda, allora. Non morire, Arok. Vabbè, però, non morire, però, no, non farti fai troppo danno, comunque. Allora, la mossa più forte che abbiamo è acrobazia, credo. Come fai a essere più veloce? È un Greninja, lo so, però. E vabbè, brutto colpo. Cioè. Sabido non credo ce la faccia perché c'è il sole, c'è notte sferzo e quindi. E niente. Ehi, che bello, abbiamo già perso. Vabbè, ho capito, però Sabido è un pochino più veloce, no, eh. Non so se da torce nemmeno un PS, letteralmente. È fortino il nostro Greninja, eh? Dobbiamo trovare dei Pokémon adatti. Allora, vediamo un po' se Surpa frecce un attacco. Non credo assolutamente, però. La speranza di tutti a morire, si dice. E se so avessi un Pokémon con Piovischio. Non morire Surpa. Potete farmi sempre brutto colpo, basta. E vabbè, ha poi la Cebos, ma c'ha tutto sto Greninja, allora. Ditelo, ditelo! Ma quanto è forte! Cioè, c'ha Frana, la Cebos, Piro, quella e Notte Sferza. E come dovrei fare? Come dovrei fare a vincere, me lo spiegate? Boh, andiamoci Frusta di Fuoco. Per dubbi Toxapex esiste. E vabbè. Ma basta, brutti colpi, basta! Ok, ha usato l'acerbo su Surpuff, a quanto pare usa mossa a cavolo. Perfetto. Ok, meno male che non ha missato Tossina. Perché non ha subito gli effetti del veleno? Ho un brutto presentimento. No, non dirmi che non subisse effetti del veleno. No, ti prego. No, no. Ma perché? Quindi proprio c'è l'abilità quella. Come si chiama? È quella che i stato non fanno niente. Ma c'è difesa. Mannaggia, miseria. Vabbè, è anche vero che abbiamo gastroacido. Però basta spammare l'acerboso. Basta. Oh, fatti colpire. Oh, e uno. Brutto colpo. Perché è un brutto colpo? Quello deve essere più da normale, Exquim. Perché è un brutto colpo? Perché?
Mi dici perché è un brutto colpo quello? Basta, brutti colpi, a sfinarci a vicenda, basta. Ma basta. L'unico sei te, Toxapex, se ce la puoi fare, però se Greninja va solo, brutti colpi, insomma. Laccio è boso. Non mi fa niente, perfetto. Frusta di fuoco sotto il sole, vediamo quanto gli fa. Almeno la difesa cala, almeno quello. E mi sa dovrei cambiare i Pokémon invece che Toxapex. Ma vabbè! Ma che culo c'ha con questi brutti colpi? Come? Come fa? Ah, però con otto sfezze non gli fai brutti colpi, eh? No. Non tentennare. Vedete qualche PS? Perché? Che vita aveva? Boh, vabbè, comunque addio. Ma che? Perché perde PS? Comunque sì, sto usando maniera. Perché sta perdendo PS? Che vita? Cioè. Ah, ho usato gastro acido, ok. Però no. No, però io ho una abilità, no, perché perde PS? Vabbè, comunque. Ti prego, non fai un crit un'altra volta che mi incazzo. Basta! Basta con i crit! Dà fastidio! Comunque il gastro acido a strategia sembra vincente. È fattibile. Andiamoci di boh. Magliera la più attacco attacco speciale. Non ho dato moveset diversi. Attacco, quindi andiamoci di frana. Vai. Ti prego, non fare un altro crit. Oppure. No, no, allora è crit assicurato, perfetto. È crit assicurato, se no non si spiega. Se magari fossi semo un pochino. Ok, non tentennai, Magiera. Vabbè, tanto sei morto. È fattibile annullando le abilità. Ho trovato il modo per batterlo. Ok. E vabbè, lo sapevo, lo sapevo. Mamma mia, tentenna, fa brutto colpo. E altro? Altro? No, no, seriamente, cioè. Almeno ho trovato il modo per romperlo, ma dai. Non tentennare, Exclaim. Non tentennare. Ok, bravissimo. Il problema è che gli fai poco. Ok, non tentennare, Mandieva. No, ok, me l'ha sottiata. Ok, perfetto, perfetto. Allora, ci siamo quasi. Qua è dura. Perché? Oh, fallisse, fallisse, perfetto. Praticamente vinto quasi. Sì, ho vinto, ho vinto. Il veleno, il contraccolpo. Mi sa ho vinto. No, aspetta, no, me la sono gufata, vero? Me la sono gufatissima, vero? Vediamo un po'. Ok, muori, ma. Sbrigati a morire, Manieva. Ok, ho vinto, perfetto, perfetto. Ok, ho trovato il modo per romperlo. Usate gastro acido e vincete. Perfetto. Avete una sorbisfera? Era solo una assorbisfera? Non è che è tipo un bug? Vabbè. Sigillo Furia! Perfetto, abbiamo ottenuto Greninja. E non c'è nient'altro? Ah. È tutto qui, DLC a quanto pare. Ditemi di no, vi prego, dai, ci sarà qualcos'altro da fare. E mi fai tutto qui, DLC. Spero di no, dai, Tutto qui, ha solo da sfidare Greninja Furia. Ah. Ah. Ti prego, smentissimi gioco, ti prego, smentissimi gioco.
Ora c'è tipo Bellocchio e ti dice: ah, e vieni qui al villaggio per una ricerca su che ninja furia, c'è tutta side quest. No. Niente? Niente di niente? È abbastanza deludente come cosa. Comunque, appena sto che ninja 70. Con notte sferza, fuoco bomba. Aspettate, scusate. Pio Squatch, doppio team. Ma scusate, non aveva fuoco bomba. Vabbè, comunque Pio Squatch, ok, brutto colpo assicurato, perfetto. Molto, molto figo questo Greninja. Molto figo. Ora faccio un po' il team alla cavolo. Ma quindi è seriamente tutto qui, DLC? Mi aspettavo qualcosina in più. Strano. Tanto Bellocchio e Tassaco dove sono andati? Ora tipo mi stavo sbagliando io e boh, sono andati. Allora, a quanto ho visto i DLC era seriamente. Peccato perché potevo metterci qualcosina in più. Ah, quindi praticamente è solo un episodio. Ok che saranno più DLC, però mi aspettavo qualcosina in più, un pochettino in più, magari. Una storyline basata su Greninja Furia e invece niente. Vabbè, ma allora a quanto pare abbiamo finito il primo DLC con Greninja. Fatemi sapere cosa pensate qua sotto nei commenti. E niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per non perdervi tutti i prossimi video. Seguite tutti i social, trovate qua sotto in descrizione. Boh, non lo so, forse devo informare meglio su questa storia. Ma vabbè, noi ci vediamo. Ciao!